Allora, voglio parlare napoletano, eccomi qua, oggi è venerdì. Venerdì. Allora, prima di tutto, introduco il video salutando a Pasquale Costanzo, che taggerò anche nel video, che mi ha chiesto di dedicargli un video, perché niente, partecipa sempre con commenti e cose varie. È stato pure poco bene negli ultimi tempi, sono felice che finalmente lo rivedo e che stia bene. E un grosso abbraccio e un saluto a questo video lo dedico a Pasquale. Si fanno tante cose certe volte, perché non dedicare un video, visto che me l'ha chiesto? Non c'è nulla di male a fare una cosa del genere, anzi, voglio dire, perché no? E approfitto per salutare tutti i canali, anche saluto il Fabione, che si è incazzato in maniera incredibile nell'ultimo suo video, con giusta ragione, perché ha visto criticare un sapone dedicato a lui e quindi con giusta ragione si è arrabbiato. Saluto Andrea Tarenzi, saluto Nico, saluto Riccardo, saluto Cristian, che noia che barba, saluto, Madonna, brutta sta cosa che sono anche un po' stanco, un po' provato dai vari giri di febbre che continuano a salto, io, mia moglie, la figlia, ora di nuovo tutte e due con la febbre. Io neanche in questi giorni mi sento proprio al 100%. Allora, i prodotti che userò, le medici di Gelo Candina, sono lì. Per quanto riguarda le Lord, questa volta vado ad usare, come, cioè, la copertina, questa è qui, le Platinum. La volta scorsa, perché qualcuno può dire: ma già le usate le Lord, non è vero, la volta scorsa erano queste qua, le Super Crop. Allora, loro c'è una scuola di pensiero anche in merito a queste cose. C'è chi dice: no, le rivestite non vanno usate quando hai la barba lunga. La barba, ve la mostro, eccola qui. E la barba, l'ultima l'ho fatta domenica con la Bic. Poi dopo il video mi sono fatto pure i capelli, li ho tolti. I capelli buoni su capelli. Crembo, se ne capelli, si tengo, guarda. Quindi non l'ho fatta. Avevo altri progetti, perché volevo usare un altro tipo di lama, visto la barba lunga, però uso queste qui, le vado ad aprire adesso, sono ancora sigillate, vado ad aprirle adesso, eccole qui, tiro fuori, si esce 5 lamette, eccola qui. Questa è la sua bustina. Voglio vedere la differenza con l'altra, come si presentava. Ah, queste qui sono tutte belle. Ecco la differenza pure tra le due. E rasoio R41, fammi mettere un po' di acqua calda. Mi sento uno strato febbrile addosso, ho qualche decimo, ma niente, lì che la apro, eccola qui, come si presenta la lametta, sì, è uguale, ovviamente la casa è quella, eccola qui, serigrafata da un lato e dall'altro, da un lato di più, da un lato di meno, scritta rovesciata, di qua sotto Lord e sopra Platinum, da questo lato invece al contrario, sopra Lord e sotto Platinum. Ok, va bene, piccoli dettagli, piccole cose. Dove sono prodotte? Voglio vedere un attimo se riesco così. Ah, in Egitto, ecco qui. Ok. Stiamo cercando invece, fammi vedere, sempre qui. Ok, va bene, e allora fino a qua ci siamo. Metto già solo qui R41, ecco qui, sciacquo un attimo il viso.
Sapone, 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 vado ad usare Tuscana Factory Lab Beatrix, che come ben sapete e come ben avete capito ed intuito, adoro la profumazione di questo sapone. Infatti il primo video che feci con questo sapone ve l'ho detto 6 milioni di volte. Eccolo qui, un giro d'acqua via. Pennello. Pennello vado ad usare il Roma, sintetico, così non mangia niente, non prende niente. Lo bagno un po' nell'acqua giusto per, ma non ne ha bisogno. Ecco qui, essendo un sintetico, non ha bisogno di avere. E vado a prelevare. Sono un po' in periodo, un lungo periodo di tempo che non riesco a stare al 100%, sono stanco e stressato. Tu dici, ma come, tu ma sei tornata di vacanza, sei stanca e stressata? Sì. Perché saluto anche i miei colleghi di lavoro, Mattia, che è il mio capo del banco. Io ci saluto il tuo capo, no, perché certe cose vanno oltre quello che è il lavoro. Saluto Davide, che è un collega mio iscritto al canale. Saluto tutti, grazie ai nuovi iscritti, grazie ai vecchi iscritti. Saluto tutti quelli che mi commentano e mi seguono in maniera assidua, pure che ha messo un commento e basta, è uguale, non è che non che mi fermo lì. Il telefono nel frattempo mi preannuncia che la batteria è scarica. Benissimo, spero di portare a conclusione il video, perché veramente mi fa arrabbiare questa cosa. Allora, il sapone è di pasta dura abbastanza, quindi per questo che sto lì. Boh, le sole cose. O ne ho prelevato un quantitativo esagerato, pare di sì. Quindi invito il mondo a farsi la barba con me, perché mi avanza, come tante volte ho detto, mi avanza con 15 barba. Vado a bagnare ovviamente, ma che fa una giava pure ovviamente, come sempre. Purtroppo tutte le mie canotte sono blu, la maggior parte sono blu scure e nere, ne ho pure alcune bianche, ma non servirebbe a niente perché tanto si sporcano uguali. Quindi vuol dire che se mi quando faccio la formaggio metto i panni fari, ho formaggio metto qualcosa di tipo cosa, un bavetto, qualcosa. Un altro po' d'acqua. Bella la profumazione di questo sapone, veramente, veramente bella. Sapone veramente fantastico. Purtroppo con tanti saponi, che vabbè, qualcuno sicuramente c'è chi ne ha tanti più di me, però con tanti cosa succede? Che li compri, magari li provi una volta, poi da lì è che ti rifai la barba. No. No, guardate qua, cioè, no. Da lì è che vai a rifarti la barba, ne passa e voglia di tempo. Poi magari nel frattempo, mentre
decidi, vabbè, la prossima volta uso quello, succede che ancora acqua, succede che magari, mentre pensi di usarlo di nuovo, nel frattempo acquisti, vedi un altro sapone, lo puoi acquistare, lo acquisti, lo puoi acquistare perché uno si dice perché lo puoi acquistare, perché comunque è roba che costa, non sempre uno ha a disposizione budget per dedicare a queste cose, soprattutto che sono cose a livello amatoriale, quindi non sempre vai, diciamo. Prendo lo stipendio, me lo spendo in saponi. No, non ho questa possibilità. Quindi, ecco perché dico. Vado ad aggiungere ancora acqua, perché no? Credo che possa bastare, dai. Oltre a quello che ho in mano. Allora, in tutto questo, però, se sta sembra una cosa classica, che faccio? Sono 11 minuti, che sto spannallando. Però non mi ha impiegato 2 minuti per mettere la lama nel rasoio. Ecco qui. Vado a piazzare la lama nel bravo R41. Fammi dare un'occhiata, ma questo non ha problemi di centraggio. Allora, questa storia delle lame ricoperte che non va bene per le barbe lunghe, questo e quell'altro, può essere vero? Sì, ni, non lo so. Vi posso dire soltanto che con l'R41 addirittura sono riuscito a farmi una barba completa con le Carbon Treat, che sono quelle nere che mi piacevano tanto, però a livello di taglio sono state molto, ma molto, ma molto deludenti. Però con un rasoio come questo sono riuscito a portare la barba a conclusione senza molte difficoltà. Però resta una lama che secondo me va bene per barbe. Salvo che non la usi qua dentro, va bene per quelle barbe morbide di poco. Va bene, parto nel frattempo che sono passate 13 minuti di chiacchiera, belli abbondanti, dato che non mi voglio incavicare più di tanto. Faccio piccoli passaggi. La lametta per ora si sta comportando bene, è educata, cioè c'è la vita, pure carico qualcosa, mi risponde. Si comporta bene, ma sembra là, alcune volte. Con questi rasoi di questa, con i rasoi di questa tipologia non ti piace vincere facile perché sono rasoi di per sé che, come ben sappiamo, questo è il fatto, impannano la loro aggressività. Poi c'è chi dice che non è vero che sono aggressivi, ma bene, ognuno. È chiaro che una volta che ci fai la mano, io per esempio col Fatip non sono ancora molto amico al Fatip, sono più amico a questo che al Fatip. Sono riuscito a stringere un rapporto migliore con questo nonostante il Fatip. E ripeto, il Fatip metti in aperto a me piace tantissimo, eh.
Addirittura quando lo usavo spesso all'inizio sono tranquillamente riuscito a farmi barbe senza nemmeno un puntino rosso. Qui già si è cominciato ad arrossare, come ben si vede. Non so perché, sembra quasi uno sfogo. Sembra quasi uno sfogo di pelle. Poi, vabbè, tante volte vi ho mostrato il mio viso che comunque ci sono puntini, ci sono cose che... È inevitabile che là dove ci sono piccole irregolarità e puntini, cioè nel senso brufolette e cose varie, è chiaro che il rasoio, soprattutto un rasoio come questo, se li porta via, quindi soprattutto col caldo, con... sciacquo un attimo il viso. Ecco qui, e vado con la seconda passata, quindi sapone alla mano, pennello alla mano, più che sapone alla mano, e dato che magari l'ho usato tutto fui la prima passata. Faccio vomitare un poco, ecco qui, ce n'è, come ben si vede, lo doveva solo vomitare. Faccenda sensibile, non può brita, ora rimangiare perché magari agita sti cosa, qualcuno magari altamente sensibile, se posso di male, non dà la retta. Ecco qui. Ecco vado di traverso. Faccio un attimo un'altra pennellata veloce con quello che resta per andare un attimo di contropelo.
passato un po' in maniera troppo incisiva sul pomo, ma non importa. È roba di poca entità. Ecco qui, sciacquo un attimo il riso, nel frattempo stanno a 21 minuti. Ecco qui. Vediamo un attimo di dare un po' di decenza alle mie basette, come dico sempre, che sono punti spesso che vengono trascurati. Ne ho visti fin troppi di video dove, che poi lo ripeto, tante volte capita. Capita magari pure io, mi capita di fare il ritocchino dopo, magari perché vedo qualche punto dello specchio con calma, vedo qualche pelo che magari resta su qualche punto nascosto, soprattutto queste zone qua, che sono quelle dove più facilmente può capitare di lasciare qualche pelo, però nulla di grave, voglio dire. Il brutto è se esci di casa dopo ti sei lasciato magari, ecco qua, il mio bravo allume, come al solito. L'acqua, giusto per... Allora, diciamo che per la maggior parte del viso ho un BBS, diciamo, sì, BBS assoluto. Anche qui nelle parti dove, tra l'altro, credo sia visibile, queste sono piccole venucce, quindi non è barba. Purtroppo la pelle è abbastanza sottile, lo stesso mia figlia, uguale a me. Va bene, sciacquo un attimo il viso, velocemente. Allora, cosa dire alla fine? Allora, Lord Platinum si sono comportate benissimo. È un po' un giocare facile, lo ripeto, con questi rasoi qui, tipo l'R41, è un po' un giocare facile. Perché? Perché comunque sono rasoi che permettono la vita facile a parecchie lamette, anche le peggiori. E sempre, voglio dire, è un giudizio mio che non se la prenda nessuno, è quello che considero io sulla mia esperienza, sulla mia faccia, con la mia barba, quindi poi per il resto, come già, perché già se n'è fatta questa discussione delle treat,
Già è stata fatta più di una volta questa discussione sulle TRIT, dove c'è gente che dice anche cose assurde, perché addirittura, e parlo delle Carbon, attenzione, non parlo delle altre, perché ho altre TRIT che poi ho provato, l'altra TRIT che tranquillamente, con decenza, ha fatto la sua barba. Però, per quanto riguarda le Carbon, sentire addirittura chi dice che si fa 15 barbe con quelle. Già l'ho detto in passato, quando ho detto la mia su queste lamette, quando le presentai la prima volta, andiamo a mettere il suo. Il suo. Io mi, la giacca a dire, il suo roba, io mi. Mamma mia. Mamma mia. È una droga questo affedere, questo sapone. L'after ancor più del sapone, perché mamma mia, ha delle note fantastiche, fantastiche, fantastiche. Complimenti, complimenti veramente. Hanno realizzato un sapone veramente fantastico. È uno dei saponi, è uno di quelli che mi piace più di tutti, proprio questo sapone qui. Veramente un sapone veramente che mi soddisfa in una maniera, forse posso dire, più bello, quello che preferisco, ma nelle mie preferenze, quello che veramente tra lui e l'After si sono superati veramente. Fantastico, veramente, mi piace tantissimo. Vabbè, voglio. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata. Pashka Tarakman, ti ho fatto video, te l'ho dedicato, sono stato di parola, eh? Sono stato di parola, eh? E metterò la chiocciolina, li taggerò pure. E niente, ti raccomando, cerca di stare bene, come dico a tutti quelli che hanno avuto problemi di salute, di stare bene. Io pure li vivo in prima persona con mia moglie, che anche lei ha abbastanza problemi con il cuore, ha avuto due interventi e cose varie, ancora oggi fatica a un paio d'anni dall'intervento, ancora oggi ha problemi di respirazione e cose varie. Quindi vabbè, saluto a tutti, vi auguro un buon fine settimana. La prima settimana di lavoro è passata bene, per fortuna, nel senso che sono un po' stressato per alcune cose, che però va bene così. E niente, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, vi raccomando, boutique, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se è tutto pagato, non si paga niente, non matara niente, non chiedo niente, non matara niente, non è che mettendo mi piace, vincolate, non ci stanno contratto, non ci sta niente, vincolate ad un qualcosa che so, il canale lo sapete, è un canale che faccio io in maniera amatoriale, dandovi le mie sensazioni sui prodotti che provo, quindi voglio dire, diciamo, non ho interesse a dire queste cose su un sapone o sull'altro, anzi, questo è un sapone che, come già ho detto, l'ho visto in un video di Andrea Renzi, che è anche lui un canale molto, molto, molto più grosso del mio, oltre 10-15 volte più grande del mio, e l'ho visto sul canale suo. E mi ha suscitato, lo stavo palleggiando, che faccio, prendo, non prendo, non lo so, mo vedo, quando l'ho visto ho detto vabbè, ho deciso, lo prendo, e non sono rimasto deluso, veramente un sapone che veramente mi ha dato e mi dà tanta soddisfazione. E il rasoio scorre tranquillamente, va bene, la mette, ci ho detto che hanno fatto il loro dovere, ha fatto la lametta, ha fatto il suo dovere tranquillamente, quindi qua è un grossore dovuto, non so da cosa, probabilmente mi uscirà qualcosa, non so, qualcosa, vabbè, tra l'altro tra le varie medicine che ho preso in questi ultimi tempi, voglio dire,
è anche una cosa alquanto normale. Babbo, voglio, io vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Voglio portate gente, mi raccomando, facciamo succedere a disturbarla, sta voce, pure quando mi piace. Me ne fotto, ma boh, non mi piace, non c'è bisogno, non mi piace, passare ma tu il tuo canale, stai a posto, non ti piace, dovrei. Guardate, iscrivete, fa numero. Va bene, scherzi a parte, se avete domande da fare, sono qui come sempre, vi rispondo. Se è qualcosa da rispondere facilmente con un commento, lo faccio, diversamente sapete. Faccio una piccola diretta o live oppure dedico un piccolo, un breve video dove cerco di rispondere in maniera esaustiva. Diverse non so rispondere, vi dico no, mi dispiace, non so darvi risposta tranquillamente, ma se è una cosa riguarda quello che uso, bene o male. Una certa maniera, qualche volta mi hanno chiesto quali sono gli ingredienti, ho fatto una foto e ho un video dove ho mostrato quello che c'è in possesso mio dell'etichetta, oppure quello che magari potete trovare facilmente andando alla ricerca del sapone, tipo una piramide olfattiva, una cosa del genere, la trovate. Per la maggiore si trovano sempre, poi c'è qualche sapone dove c'è un po' di difficoltà magari a cercarla, a trovarla, perché non tutte le case, non tutti definiscono bene queste cose, oppure certe volte basta spulciare meglio e trovi tutto quello che ti serve. Vabbè, voglio, basta, stiamo a 32 minuti, 33 minuti. 32, appena scattato, io vi saluto, ci vediamo, buona serata, scrivete lo sbarbatore, guardate lo sbarbatore, guarda qua, pure hanno pensato, non c'era niente, pure voi danno poca cosa, pure cano, io cano sta dicendo pure io, guarda lo sbarbatore, sta dicendo, cano, se me la fermo, insomma, ciao, adio.